Bentrovati, fratelli cari. Oggi sempre. Le vostre preoccupazioni, le vostre voci, i vostri pensieri giungono a questo nostro sentire come un forte richiamo. Le vostre richieste di aiuto, di forza, ci giungono. E le nostre risposte sono qui per voi, per essere percepite dal vostro essere, dalla vostra totalità. Ricercate la vostra serenità all'interno di voi, nella vostra stessa vita, nella chiarezza dei vostri occhi. Potete comprendere chi siete e quello che vi accade, semplicemente sperimentando la connessione con il vostro mondo interiore. Imparate a sentirvi parte di ciò che vivete, senza cercare di fuggire e di voler cambiare la vostra realtà. Nel tentativo di superare quelli che chiamate ostacoli, vi perdete la parte più intensa del vostro cammino. E così, cercando di andare oltre quello che non vi piace, non vi accorgete che in ciò che non vi piace c'è anche qualcosa che vi dona energia e vi dona quella grazia che vi spetta. I vostri dubbi sono spesso il riflesso della vostra incomprensione su quello che dovete vivere. Il vostro stesso senso del dovere è appesantito da quel rifiuto che non riuscite a superare, che non riuscite a scavalcare come vorreste. Ma noi vi diciamo, fratelli, non avete bisogno di scavalcare quegli ostacoli che non vi piacciono, piuttosto di guardarli e di osservarli nei loro colori e rendervi conto che voi ci siete fino a un certo punto dentro quelle situazioni, perché voi siete lì, ma siete anche altrove. E allora, dimenticando di ritrovarvi al di fuori di quelle esperienze che non vi piacciono, vi perdete e dimenticate di ritrovare voi stessi, illudendovi di essere delle persone problematiche che in realtà non siete. Sperimentate la vostra semplicità, la vostra capacità di proseguire in maniera lineare, il vostro sapervi proporre in maniera propositiva a chi vi è intorno, a chi non la pensa come voi o a chi non è come voi vorreste che sia. Finché non riuscirete ad accettare chi siete voi, non riuscirete nemmeno a guardare gli altri per quello che sono. E allora, nelle vostre riunioni spirituali, vi dite di cercare l'amore e la chiarezza per la vita, ma in realtà state cercando di stare un po' meglio, state cercando di prendere qualcosa che è già vostro e che non dovete cercare in altri luoghi se non in voi stessi. Perché non siete stati privati dell'energia d'amore che vi crea ogni giorno e vi illumina costantemente.